RCM 104, Radio Web, buon ascolto. Ora in onda 104 News, notiziario di informazione. This is Progressive Nation. Huh? With Terry Stewart on Trans Energy. You are now in the mix. Buongiorno a tutti da Stefania, benvenuti alla nostra rubrica News. Apriamo subito parlando di Covid. Covid in 24 ore 1394 positivi, 13 vittime. Il tasso di positività sale allo 0,8%. Effettuati 174.852 tamponi molecolari e antigenici. Stabili i ricoveri in terapia intensiva. Salgono ancora i casi di Covid in Italia. Sono 1.394 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri erano stati 1.010, sono invece 13 le vittime in un giorno, mentre ieri sono state 14. I casi in Italia dall'inizio pandemia sono 4.267.105. I morti salgono a 127.731. I dimessi ed i guariti sono invece 4.097.905, con un incremento di 1.749 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi scendono a 41.469, in calo di 371 nelle ultime 24 ore. Sono 174.852 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del Ministro della Salute. Ieri erano stati 177.977. Il tasso di positività è dello 0,8%, il lieve aumento rispetto allo 0,56% di ieri. Si ferma il calo dei ricoveri in terapia intensiva. Sono infatti 180 i pazienti ricoverati per Covid in rianimazione, gli stessi di ieri. E anche gli ingressi giornalieri, secondo i dati del Ministro della Salute, sono gli stessi di ieri. 8 i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, sono invece 1.197, in calo di 37 unità rispetto a ieri. Figliuolo, 56 milioni di dosi, 41% ha chiuso il ciclo. Oggi sono particolarmente contento perché ci stiamo avvicinando al traguardo delle 56 milioni di somministrazioni. Considerate che oltre il 62% della popolazione vaccinabile ha avuto la prima dose e oltre il 41% ha ricevuto la doppia dose o dose unica. Lo ha detto il commissario per l'emergenza Covid, generale Figliuolo, intervenendo a una trasmissione su Primo Canale organizzata da Regione Liguria e Alisa in occasione dell'Open Night vaccinale. Passiamo a una notizia flash dagli europei. 3 giornalisti positivi. Cambia il telecronista Rai. Contagiato a Londra Alberto Rimedio. Domenica sarà sostituito. Notizia di ANSA, Roma, 9 di luglio. Diamo uno sguardo alla politica. Giustizia. Conte, non canterai vittoria, anomalia prescrizione.
Non sono sorridente sull'aspetto della prescrizione. Siamo ritornati ad un'anomalia italiana, dice l'ex premier al convegno dei giovani imprenditori. Apprezzo il lavoro della ministra Cartabia, si è molto impegnata, ma io non canterei vittoria. Non sono sorridente sull'aspetto della prescrizione. Siamo ritornati ad un'anomalia italiana, dice l'ex premier Conte al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria. Passiamo alla cronaca con una notizia di ieri sera da Bruxelles. È rientrato dopo un'ora e mezza l'allarme bomba all'aeroporto Zaventem di Bruxelles. I passeggeri stanno rientrando nell'aerostazione, che continua comunque a essere presidiata da ingenti forze dell'ordine. Giriamo pagina, ancora parliamo di cronaca. Alemanno assolto da corruzione, finito un incubo. Roma, notizia ANSA dell'8 di luglio. L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, è stato assolto dall'accusa di corruzione dalla Cassazione nell'ambito di uno dei filoni dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Deciso un nuovo processo d'appello invece per l'accusa traffico influenze illecite. È finito un incubo durato 7 anni. Prima ero mafioso, poi corrotto. Solo fango, ha detto Alemanno. Giriamo pagina, notizia dall'Honduras. Un italiano residente in Honduras è stato ucciso in un villaggio nel sud del paese da una folla inferocita che ha anche dato fuoco alla sua casa, accusandolo di aver ucciso il suo vicino, secondo quanto riferito dalla polizia. Il fatto è avvenuto in un villaggio a circa 80 km a sud di Tegucigalpa. Chiudiamo la finestra sul mondo e apriamo il nostro spazio sull'informazione locale, col maltempo di ieri sera. Temporale raffica su Milano, la grandine rompe i vetri delle auto a Rozzano. Una perturbazione di origine atlantica, nel suo movimento verso est, ha raggiunto le regioni settentrionali d'Italia, determinando l'innesco di diffusi ed intensi fenomeni temporaleschi anche in Lombardia, come comunicato dalla Protezione Civile, che ha infatti inoltrato un'allerta arancione per il pomeriggio di oggi. Se i danni principali si sono verificati nel Varesotto, anche il sud di Milano è stato colpito duramente dai temporali, come mostra questo video pubblicato nella pagina Instagram Welcome to Favelas. Immagini impressionanti, quelle delle auto senza più vetri a causa dell'intensa grandinata che si è abbattuta sulla città. Ci spostiamo nel comune di Boffalora. Piante sradicate, allagamenti e danni, chiusa anche parte dell'alzaia. Il sindaco: stiamo cercando di fare ordini, paura per una nuova allerta meteo. Diverse piante sradicate, sia in giardini privati, sia nel parco pubblico della Folletta. Mercoledì sera intenso, quello del 7 luglio, a Boffalora, con l'ausilio di polizia locale, protezione civile di Magenta e vigili del fuoco, per rimuovere gli alberi caduti sulle strade e sostenere i privati. Il temporale, con pioggia, vento e grandine, ha provocato moltissimi danni. L'impegno del comune. Il sindaco, Sabina Doniselli, alla cabina di regia assicura: stiamo facendo il possibile per riordinare in tempi brevi il paese. Purtroppo per stasera c'è una nuova allerta meteo, speriamo in bene. Passiamo al comune di Parabiago, vagone a fuoco e momenti di paura. Un incendio all'interno di un vagone è quanto successo nel tardo pomeriggio di oggi alla stazione ferroviaria di Parabiago. Intorno alle 18.30 nel convoglio hanno iniziato a vedersi fiamme e fumo, tutta colpa di un incendio che si era sviluppato da un pannello elettrico all'interno del primo vagone. Sul posto è subito arrivato il personale FS, insieme a loro anche i vigili del fuoco del distaccamento di Legnano. I passeggeri sono stati sgomberati, così come l'intera stazione. Il fuoco è stato spento con una decina di estintori, presenti anche i carabinieri della compagnia di Legnano. Fortunatamente non si è registrato nessun ferito. Passiamo al comune di Cusago con una notizia di cronaca. Operaio cade dal tetto di una palazzina, è grave. Stavano facendo delle operazioni di pulizia di una grondaia di una palazzina residenziale in via Baggio a Cusago, quando un operaio di 55 anni è caduto da un'altezza di circa 3 metri. L'incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle ore 11. Immediato l'intervento dei soccorritori, ambulanze di soccorso, sul posto anche la polizia locale. L'uomo, in gravi condizioni, è stato trasportato in codice rosso in ospedale con l'eli soccorso. Questa era l'ultima notizia di oggi. Da Stefania Frattini è tutto, passo la linea allo studio.
Prendo la linea da studio, ringraziamo Stefania, vi ringraziamo per l'ascolto sin qui conseguito. Ricordiamo che la rubrica di informazione 104 News va in onda dalle 7 al del mattino, alle ore 10, alle ore 13, nel pomeriggio lo spazio pomeridiano delle ore 16 e l'edizione serale delle ore 19. In più l'edizione speciale delle ore 4, sempre del mattino. Ricordiamo altresì che l'ascolto è riservato a coloro che scaricano le app, vi invitiamo pertanto a farlo dagli store dei vostri apparati smartphone e tablet, oppure basta solo sintonizzarsi sull'indirizzo internet www.rcm-104.com. Ricordiamo ancora una volta che tutti gli articoli dei quali abbiamo toccato l'edizione sono stati fatti oggetti anche di condivisione nella nostra pagina ufficiale di Facebook all'indirizzo www.facebook.com/rcm104. Dallo studio 1 di Corbetta è tutto, a tutti voi un augurio di un grande e buon weekend. Alla prossima, ciao!